Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fra in the Frame. Io sono Fra e oggi parleremo in parte dello Xenogrestigio, ma soprattutto dell'elemento drago e della sua origine come forza naturale. Partiamo facendo un po' il punto sul nostro doggo preferito. Lo Xenogrestigio è una sottospecie dello Xenogre in grado di utilizzare per l'appunto l'elemento drago e a differenza della sua controparte di tuono è nota per abitare gli ecosistemi dal clima più estremo, come i vulcani e la tundra. Questo perché l'elemento drago che gli scorre addosso funziona anche da termoregolatore, mantenendo il mostro ad una temperatura costante a prescindere dal bioma in cui si trova. In ogni caso, gli Stygiai sono creature nomadi, quindi non è raro imbattersi in alcuni esemplari anche nei climi più temperati. Come sappiamo, l'elemento drago in Monster Hunter non è un tratto comune nei mostri, e di solito può essere utilizzato soltanto da creature molto particolari, come nel caso dei draghi anziani, o di super predatori, come il Deviglio Selvaggio. Lo Dogaro Nebano è un caso inspiegabile. Infatti, il caso dello Xenogre Stygio è decisamente unico nel suo genere. Esattamente come lo Xenogre Tonante, che vive in simbiosi con gli insetti tuono, lo Stygio ha lo stesso rapporto di codipendenza con gli insetti drago, i quali acquisiscono l'elemento perché si nutrono delle bacche drago. Quindi, gli insetti mangiano le bacche, poi entrano in simbiosi con lo Xenogre e sbam, di colpo è uno Xenogre in grado di sfruttare le caratteristiche dell'elemento drago. Alcuni credono che questa mutazione sia definitiva e abbia creato una nuova sottospecie. Altri sono invece convinti che gli Xenogre ad un certo punto della loro vita si mettano a cercare attivamente le bacche per diventare Stygiai. E in questo caso sarebbe una variant, mannaggia loro! Ma su questo punto è necessario effettuare ulteriori studi, mettiamola così per evitare di triggerarmi. Questo particolare processo rende il mostro più instabile rispetto al normale, come possiamo vedere quando gli insetti drago letteralmente esplodono durante i suoi attacchi, che coprono anche aree molto più ampie. Senza contare che gli Xenogre dei vulcani possono accumulare molto più potere elementale, vista la concentrazione maggiore di bacche drago presenti in questi luoghi, quantomeno in alcune stagioni, secondo quanto dice l'artbook ufficiale. Per il resto, lo Xenogre Stygio vanta all'incirca gli stessi adattamenti biologici dello Xenogre normale, potendo assaltare gli avversari con un'agilità fuori dal comune e una ferocia senza pari. Ma cos'è l'elemento drago esattamente? Non si hanno informazioni precise riguardo a questo singolare elemento, ma è molto probabile che si tratti di un elemento estremamente antico, una forza primordiale, insomma, forse proprio quella che ha dato origine al mondo di Monster Hunter. L'elemento drago, d'altronde, è intessuto direttamente nelle fondamenta dell'universo in cui cacciamo, un fattore che possiamo facilmente intuire dal suo effetto sui cacciatori. Sappiamo infatti che l'elemento drago toglie momentaneamente l'elemento alle nostre armi, ma per come la vedo io è più giusto dire che lo sovrascriva. Essendo il drago il primo degli elementi, il suo potere quando lo abbiamo addosso è tale da prendere il sopravvento su tutto il resto, annullando ogni altra cosa. Ma c'è molto di più nascosto tra i fulmini neri di questa strana forza. Sebbene quasi tutte le creature di Monster Hunter sembrino avere al loro interno almeno una piccola parte di questo potere, l'elemento drago è anche estremamente temuto dai mostri stessi, al punto che nella descrizione delle bacche drago si legge che persino i draghi anziani se ne tengono alla larga. Il motivo è presto detto. Non molti lo sanno, ma l'elemento drago, a differenza di tutti gli altri, attacca direttamente la coscienza e la mente del mostro su cui viene applicato. Più intelligente il mostro, più l'elemento è in grado di far danni. Per questo è storicamente più efficace sui draghi anziani, da sempre considerati ad un livello di intelligenza di gran lunga superiore a quello degli altri mostri. Allo stesso modo, l'elemento drago sulle nostre armi è in grado di interferire con quello presente naturalmente nei draghi anziani, con il risultato finale di spegnere le loro aure. Ovviamente in questo caso mi sto riferendo al famoso sigillo anziano. Da questo punto di vista non sorprende che anche Wyvern particolarmente intelligenti come Rathalos e Rathian siano particolarmente suscettibili, anche se nel loro caso non mi spiego perché l'argento e la dorata non ne siano quantomeno parzialmente deboli. Ma non è finita qui. Anche i mostri in grado di utilizzare attivamente il drago devono fare molta attenzione, o rischiano di danneggiare se stessi nel processo. Vi basti pensare all'animazione di morte della Karkos, che perde la vita cercando di sparare un ultimo raggio laser proprio di questo elemento. Sforzo che, in definitiva, lo uccide.
O ancora pensate al Devilgio, che ha sviluppato l'elemento in modo naturale per poter adempiere al suo ruolo di superpredatore. Quando il drago nel suo corpo va fuori controllo, diventa un Devilgio selvaggio, impazzendo e con ogni probabilità perdendo anche la completa padronanza delle sue azioni. Per questo, è mia personale convinzione che quando affrontiamo un Gio selvaggio, quello che stiamo combattendo non è più un mostro che si muove spinto dalla fame, ma più che altro un vero e proprio avatar dell'elemento drago, che muove il suo ospite tenendolo in vita il più a lungo possibile. Macabro, vero? Al contrario, i draghi anziani sono invece in grado di sopportare il loro elemento drago in virtù del loro ruolo di forza della natura. Queste entità sono di fatto equiparabili a fenomeni naturali, come le tempeste o le eruzioni vulcaniche. Per questo non ho difficoltà a credere che nel loro caso l'elemento drago funzioni in modo diverso, magari proprio come catalizzatore per i loro poteri distintivi. Contemporaneamente, ha senso pensare che questo sottile equilibrio si possa rompere attaccandoli con ingenti dose esterne di questo elemento, come appunto quello infuso nelle nostre armi. Anche in questo caso abbiamo comunque delle eccezioni qua e là, come la Latreon, per cui bisognerebbe fare un discorso a parte. Ma in generale, credo che questa nozione funzioni su buona parte dei draghi anziani, soprattutto se consideriamo che nonostante ogni drago abbia un po' di elemento drago dentro di sé, raramente li vediamo utilizzare questa forza direttamente, eccetto in alcuni casi isolati come il Nakarkos, che come abbiamo detto prima ci muore, o il Valstrax, che però più che utilizzarlo lo incanala verso l'esterno. Quindi abbiamo detto che l'elemento drago è tanto potente quanto pericoloso da utilizzare per i mostri che ne fanno uso. Allora perché lo Xenogre Stygio può usarne quanto ne vuole senza conseguenze? Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare a delle creature solitamente poco considerate all'interno del mondo di Monster Hunter, ovvero gli insetti. Storicamente gli insetti in Monster Hunter sono estremamente resistenti all'elemento drago, al punto che quelli con cui lo Xenogre Stygio fa la simbiosi sostanzialmente se ne nutrono come mezzo di sostentamento primario. È quindi ragionevole pensare che alcune delle proprietà di questi insetti drago siano diventate anche parte dello Xenogre Stygio, rendendolo iperresistente a questo elemento. O magari che siano in grado semplicemente di regolarne gli effetti per consentire al mostro di controllarlo. Il punto è che stiamo parlando delle creature più vicine a questo elemento. Quindi ci sta che entrando in simbiosi con loro si possano ottenere effetti simili senza conseguenza a lungo termine, come succede invece con il Gio. In conclusione, l'elemento drago è una forza tanto potente quanto pericolosa, presente dagli albori dell'universo di Monster Hunter, e a cui gli insetti sono particolarmente resilienti. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, dopo aver effettuato tutte le ricerche del caso, sono convinto che l'elemento drago sia l'equivalente dell'energia nucleare dell'universo di Monster Hunter. Più nello specifico, credo che si tratti di qualche tipo di radiazione. Se così fosse, saremmo in grado di giustificare in modo più oggettivo l'effetto di Dragon Blight, che spegnerebbe gli elementi sulle nostre armi perché è in grado di scomporne a livello atomico le singole parti. Senza contare che spiegherebbe anche come mai i draghi anziani ne posseggano tutti un po' senza mai usarlo direttamente, eccetto in pochi casi. Insomma, la mia conclusione è che siano tutti dei Godzilla latenti. E questo conclude il nostro video di oggi. Grazie per aver guardato. Vi ricordo di iscrivervi e di lasciare like se il video vi è piaciuto e volete supportare il canale. E ne approfitto per dirvi che nella descrizione trovate il link al mio canale Instagram, se volete passare a dare un'occhiata. Posto meme e screenshot di videogiochi belli. Che volete di più? Detto questo, vi saluto. Alla prossima e buona caccia. Ciao!